Benvenuti per la terza puntata di Cavalcare la Tigre, una serie di video su come essere risvegliati e riuscire a realizzare il vero sé in un'epoca di dissoluzione. Parleremo in particolare di come abbracciare uno spirito guerriero, come appunto cavalcare attivamente le difficoltà. Se vi siete persi le due puntate precedenti, vi posto il link qui sotto e vi suggerisco di guardarle. Oggi vi voglio parlare di un concetto che, se riuscirete a fare vostro, avrete in mano, come dire, la chiave di volta del lavoro su di sé. Sarete già a metà dell'opera. Io vi proporrò, come vi ho già detto nel video precedente, alcuni metodi che potete utilizzare per risparmiare energie, le preziose energie che ogni giorno sprechiamo in questioni futili, per dedicare queste energie alle cose importanti e al lavoro su di sé. E poi appunto vi illustrerò anche come liberare tempo e liberarvi dalle distrazioni, perché noi dobbiamo essere focalizzati appunto sul lavoro su noi stessi, e ogni giorno ci arrivano distrazioni che ci fanno perdere tempo ed energie. Dobbiamo riconoscerle e non dare alimento a queste distrazioni. Ma per fare tutto questo, ecco, io vi darò dei consigli. Questi consigli sono come delle chiavi che potete utilizzare per aprire una porta. Il nostro obiettivo è aprire la porta. Quindi non dovete affezionarvi ed attaccarvi alla chiave. Magari per una persona è più funzionale una chiave piuttosto che un'altra. Io vi darò diversi metodi. Lo stesso discorso vale per chi mi domanda: ma sono meglio gli insegnamenti di Gurdjieff? È meglio il buddismo? È meglio che legga Julius Evola? Allora, non c'è una cosa migliore in assoluto. Quindi ogni strumento va bene, sono tutte chiavi preziose che possono aiutarvi ad aprire la serratura, ma attenzione, non attaccatevi alle chiavi, perché noi dobbiamo imparare innanzitutto una pratica del distacco. E poi la chiave è uno strumento, non è un fine in sé. Il nostro fine è aprire la porta. Questa metafora l'ha utilizzata un famoso monaco buddista e credo che sia proprio calzante. Ognuno deve trovare lo strumento che gli è più affine, più funzionale, e non confondere l'obiettivo con lo strumento. Non mettetevi ad adorare la chiave. La chiave magari voi la appendete al muro, state lì ad adorarla e non aprite la porta. Allora non serve a nulla. Non serve a nulla imparare a memoria tutti i libri di Gurdjieff, o meglio di Uspensky, che è il suo discepolo, o tutti i libri di Julius Evola. Non serve. Quello può essere un aiuto nel momento in cui voi, dal punto di vista esperienziale, andate ad utilizzare questa chiave. Quindi provate le chiavi, vi suggerisco di provarle e poi trovare quella che è più adatta a voi, alla vostra natura. Provate a usarle, provate a vedere se si apre qualche serratura. Quindi tutto ciò che vedremo nei prossimi video sono metodi che possono andar bene tutti, usati tutti insieme, piuttosto che alcuni metodi magari per voi vanno scartati e ne vanno invece valorizzati altri che sentite più affini, che sentite più funzionali. Guardate che è una questione non da poco questo discorso. Anzi, è proprio una questione cruciale per chi vuole risvegliarsi. Non adorate la chiave, dovete utilizzarla per aprire la porta, non dimenticatevelo mai. Bene, quindi questo
breve video di oggi si conclude qui. Ho appena fatto esercizi, sono anche sudata, adesso vado a farmi una doccia, però ci tenevo a far passare questo concetto prima di metterci ad esplorare quali possono essere le chiavi che ci aiuteranno. Bene, allora iscrivetevi al canale, potete anche abbonarvi se volete sostenerlo. Il mio canale Isabel Legrand è un canale di esoterismo, risveglio, benessere naturale, energia sessuale ed enneagramma, le 9 personalità. Ciao a tutti!